grazie tutto il tempo. Vorrei ringraziarlo, invece lo voglio un po', no, nel senso, ho provato a scappare via, però Elena e Raffaella mi hanno placcato e quindi sono qua. Perché sono preoccupato? Vabbè, a parte che l'assessore ha detto delle cose che speriamo bene di non deludere, ma perché? Allora, noi siamo qui in un teatro, è inutile che mi dica delle banalità, il teatro è un luogo in cui si interagisce direttamente, botta e risposta, o come li chiamano adesso, i feedback. Il filmato e la televisione, no, è una cosa molto più, come dire, perversa e un po' come, sì, nel senso che tu arrivi in un posto, catturi delle immagini, le porti a casa, poi le monti, è la tua interpretazione, come dire, mordi e fuggi, non hai direttamente un ritorno. Ed effettivamente, purtroppo, non voglio mettere le mani avanti, mi suiciderei qui nella buca, ma è chiusa, quindi non posso. Però quando si vuole rappresentare una realtà complessa come è l'Oltrepò, è chiaro che si fanno delle cose molto arbitrarie. Tra l'altro il linguaggio televisivo è terrificante, cioè ti impone, diciamo, la sintesi, ti impone quindi la superficialità. Quindi sono sicuro che rimarrete schifosamente delusi da quello che vedrete, e va bene. Detto questo, non ho trovato ancora l'uscita di sicurezza da cui scappare, e comunque sono qui per assumermi le mie responsabilità, io e i miei amici che hanno collaborato a questa realizzazione. Sì, è un'esperienza turistica, è un turista che arriva in Oltrepò, conosce delle persone, interagisce con gli elementi di questa zona, peraltro ricchissima. È vero quello che diceva Pierangelo, cioè i filmati all'inizio devono essere molti meno, poi hanno dovuto spararmi per farmi smettere, perché c'era sempre qualcosa in più da raccontare. Ma d'altra parte i filmati che voi vedrete sono in realtà, come dire, delle sonde che dovremmo lanciare nello strano mondo del web, e devono in qualche modo riuscire a infiltrarsi, devono farsi vedere, devono essere brevi, devono essere sintetici, devono essere facili, purtroppo. E quindi sono certamente più le cose che non abbiamo detto rispetto a quelle che abbiamo detto, ma vabbè. Dopodiché, se, come spero, riusciremo anche a mandare in onda da qualche parte questi filmati sulla TV generalista, peggio mi sento, perché lì ce li fanno tagliare ancora di più con la scusa che il pubblico va intrattenuto. Anche se è una cosa sulla quale io mi scontro tutti i giorni, secondo me intrattenimento e divulgazione dovrebbero andare assieme, perché io ti intrattengo se riesco a raccontarti qualcosa di interessante, se ti dico delle stupidaggini non ti intrattengo e cambi canale. Ma comunque, anche lì ci sono dei progetti e vedremo come questo materiale potrà essere utilizzato, diffuso, e naturalmente bisogna che sia, ammesso che voi stasera non vogliate le copie dei filmati e li distruggete, dovrebbe essere visto dal maggior numero di persone. Tra l'altro, tanto per terrorizzarmi ancora di più, qui mi sono fatto fare l'elenco delle persone invitate e che ci dovrebbero essere questa sera, e purtroppo ci siete quasi tutti, e questo mi terrorizza. E comunque, non lo so, poi dopo io volevo citarvi, volevo ringraziarvi, magari lo faremo. E adesso vedremo solo alcuni dei filmati, se no vi farei fare notte e probabilmente vi verrebbe un po' di nausea, quindi insomma da piccole dosi. Devo dire che non sono responsabile della scelta dei filmati, c'è una regia che secondo me li sta tirando su più o meno a sorte, ne vedremo qualcuno e faremo anche due chiacchiere e sarete naturalmente, come dire, chiamati a dire anche la vostra. Il primo però so che cos'è, nel senso che abbiamo cercato di inanellare una serie di filmati che rappresentassero le tappe di un giro di un turista in Oltrepò. Un turista che arriva col treno, arriva con la bicicletta e si muove quando è possibile, appunto, con la bicicletta, arrivando nelle varie stazioni. Quindi, insomma, la partenza è a Voghera. Detto questo, puoi mandare il primo filmato? Prego.